Si va va. Bring the action. Ancora una volta, meravigliosamente, di dietro qua. Amrabat, salta l'uomo in area, Drogba! Drogba! Sempre straordinariamente, di dietro qua, con un gol alla Drogba. Bring the action. Serviva lui, serviva Didier Drogba per battere, per fermare la corazzata Bayern. Carlo Lazzotti, direttore di TS del Domani dello Sport, buongiorno. Buongiorno caro Fraio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Solo Didier può fermare, poteva fermare questo Bayern, non ce l'ha fatta il Barcellona. Io credo che neanche lui. Neanche lui. Neanche lui, perché lo scorso anno non li ha fermati di fatto, poi alla fine è finita chiaramente ai rigori, però... Quello già era un altro Bayern, quello dello scorso anno, per esempio era un Bayern senza Javi Martinez, che è costato 40 milioni e che si è visto anche ieri quanto può essere importante, poi si può discutere sui 40 milioni, però è un giocatore che comunque fa tanta legna in mezzo al campo, può giocare come difensore centrale, gioca come mediano davanti alla difesa, centrocampista anche con i piedi, quindi questo Bayern è più forte di quello dello scorso anno. Che Drogba eliminò praticamente da solo col gol al 90esimo dell'1-1 e poi col calcio di rigore decisivo nella finale che ha consentito al Chelsea di laurearsi campione d'Europa. Però mi sembra di poter dire che in questo momento forse magari c'è il Real Madrid sia in giornata che può opporgli un po' di così. Allora, facevo l'analisi, però il Bayern è la squadra più forte d'Europa. Intanto il pronostico l'ho preso io, ho detto il Barcellona sarebbe andato in finale e avrebbe perso contro l'altra semifinalista, quindi fidatevi di me, 4-0 e tutti a casa. No, l'analisi che facevo delle tre squadre rimaste, quindi a questo punto il Bayern, il Real e il Borussia, a me il Borussia è quella che convince più come squadra, proprio come squadra, come gioco, come unità di intenti, ma ha i singoli meno buoni, per quanto molto buoni. Il Bayern è la via di mezzo migliore, grandissimi giocatori e fantastica squadra. Il Real Madrid però ha maggiore forza nelle individualità, voglio dire, i campioni che è Real, il Bayern non ci arriva di poco, ma non ci arriva, non so se sei come la vedi. Sì e no, nel senso che il Real ce n'ha uno di campione, che è Cristiano Ronaldo, perché il discorso è sempre quello. Ieri si è visto un Barcellona senza Messi, nonostante fosse in campo, in realtà non c'era. Sì, era proprio... E allora il Barcellona senza Messi è una squadra, non dico normale, di livello molto superiore per il campionato della Liga, in Europa non riesce ad arrivare in fondo. Anche Real Madrid senza Cristiano Ronaldo diventa una squadra un po' più che normale, perché poi c'è Higuain, c'è Xabi Alonso, c'è Ozil, Sergio Ramos, Casillas, sempre che lo faccio giocare, poi Mourinho ovviamente non lo farà giocare, e non lo farà giocare da qua alla fine stagione. Però è una squadra alla fine anche quella che non arriva in fondo, per cui il Bayern invece non ha le famose stelle da pallone d'oro, però ha Manuel Neuer, portiere nazionale, Lahm, capitano nazionale, Schweinsteiger, anche lui un altro dei capitani della nazionale, poi gente come Thomas Müller e Toni Kroos, che sembra chissà da quanti anni, uno ha 20 anni e l'altro 25, insomma, quindi poi ha due punte che sono assolutamente equivalenti, perché Mandžukić e Mario Gomez, gioca l'uno gioca l'altro, fanno gol lo stesso. Poi c'ha due come Robben e Ribéry sulle fasce. L'unico punto debole che si può riscontrare al Bayern è forse la fase difensiva, e ricordiamoci che il Bayern sta giocando con Bastuber infortunato lungo De Gente, perché e Dante sta facendo i numeri anche ieri, molto bravo nella chiusura, Messi non ha segnato per un intervento miracoloso di Dante, il gol del possibile Dante 1-1. Sta giocando bene Alaba, che è un giocatore, una grande scoperta anche di questo Bayern. Forse si può migliorare soltanto in difesa il Bayern, ancora di più. Per il resto è una squadra straordinaria, perché non ha davvero punti deboli dalla metà campo in su. E ha annunciato un giorno prima, due giorni prima di Borussia Real e un giorno prima rispetto alla partita appunto che l'aveva vinto col Barcellona, l'acquisto di Mario Götze per 37 milioni, la D del Borussia Dortmund se l'è presa per il fatto che non c'è stato neanche un colloquio con i dirigenti del Borussia, hanno semplicemente versato i soldi della clausola, l'hanno acquistato, e quindi è polemica tra le due squadre più forti di il male delle clausole rescissorie, se non la fissa e poi arriva una società che ti dà i non soldi. Avrebbe rinnovato il contratto, però ha rivelato l'amministratore delegato, quindi non potevano fissarla più alta, dice sappiamo il prezzo è basso per Götze, che ha 20 anni, ricordiamo, sì. Un giovane fenomeno. La differenza, Flavio, pensate se fosse accaduto in Italia, no? La Juve che va a strappare
El Shaarawy al Milan, e lo dice prima della fine del campionato e prima che magari si possano incontrare, fai conto, Juve e Milan in una finale. Putiferio. Invece lì in Germania non succede nulla, al di là del Klopp in conferenza stampa ha detto siamo un po' amareggiati, non ci saranno probabilmente tifosi del Borussia Dortmund che romperanno la scatola a Götze in questa parte finale della stagione, anche se la richiesta di non fischiare c'è stata, quindi il pericolo potrebbe essere appuntito. Sì, ma qualche, magari qualche spettatore isolato stanno a pensare a fischiare a Götze, stanno in semifinale di Champions, non ci credo mai, nel senso. Ma io credo che proprio sia d'altronde un altro calcio completamente, per cui alla fine è normale che ci sia proprio questo atteggiamento, da noi sarebbe stato impossibile. E poi il Borussia Dortmund è una squadra che reinveste e sa reinvestire quando comunque partì chi era Sahin per il Real di Sezione del Madrid, che era il giocatore più rappresentativo dell'inizio Borussia di Klopp, e poi è tornato a parametro zero praticamente, l'hanno svalutato e ripreso, e hanno reinvestito poi l'anno dopo su Marco Reus, che adesso sta facendo poi le fortune della squadra di Dortmund, quindi non c'è dubbio che qualcosa faranno. Io immagino per esempio al posto di Götze potrebbero buttarsi su Draxler dello Schalke 04, che come età ci siamo, insomma, il Borussia non ha altri giocatori in Germania che possono fare le fortune, penso a Schürrle, Patrick Herrmann, quindi sì, e anche Herrmann, come noi ripetere Kiesling, che se volessero investire come ancora in attacco, insomma, con Leverkusen sono 3 anni che segna e porta la croce, quindi Herrmann rifà la coppia del Gladbach, esatto, che l'anno scorso rischiò di vincere e di batterle tutti, due giocatori che si intendono roba perfettamente, tra l'altro sono grandissimi amici, quindi sì, tanta roba sarebbe. C'è la possibilità per il Borussia Dortmund di investire, come dici tu, e di investire bene. Ecco, io credo che negli anni, fine anni 90, inizio del 2000, è stato l'Arsenal la società di riferimento per quanto riguarda una certa programmazione, fatto di investire bene sui giovani. Credo che adesso sia proprio il Borussia Dortmund la stella polare del calcio europeo. Ha reso squadra fortissima un branco di 11 sconosciuti, perché questi erano, questi erano. C'era io li Kagawa, ricordo. Per esempio. C'era, bravo, ecco chi era, Kagawa, me l'ero perso. Kagawa e Sahin, e poi l'anno scorso Kagawa con il reinvestimento in Marco Reus, questo era lo scambio, me l'ero perso. Ma io ricordo il Borussia Dortmund giocava con Dede sulla fascia sinistra, una squadra che viaggiava tra Dede, sì, però io l'avrei visto bene a Roma anni e anni perché fa. Dede era il capitano, ma c'era gente come Pinga a centrocampo, il regista brasiliano, e viaggiava tra medio e bassa classifica, e in un attimo è stata appunto risollevata dall'ex Stoccarda Club, che ha preso questo branco di allora sconosciuti, gli ha reso una squadra fortissima, e con questa dimostrazione che con le idee, anche senza i grandissimi capitali, si possono fare le fortune di un club con la programmazione. Anche quindi quando si sente dire ah, ma che vuole fare Pallotta, adesso faccio una trasposizione per quello che riguarda il campionato italiano, che vuole fare Pallotta, questo dice 5, 6, 7 anni, sì, bisogna avere la pazienza giusta, è evidente che in Italia questa pazienza non c'è mai, però se alla fine poi i risultati sono quelli del Borussia Dortmund e ti trovi in semifinale di Champions dopo aver vinto 2 titoli consecutivi, allora uno dice io sono disposto a aspettarli questi 4, 5, 6 anni. Se poi magari nel 2018 mi trovo in semifinale di Champions e nel 2016-17 ho vinto il titolo, ci mancherebbe. È il Bayern, per ha preso anche esempio il gioco del Dortmund, tant'è vero che ha cercato Guardiola per avere l'identità che tutta la Germania e l'Europa riconosce al Dortmund, quindi il Bayern da quel punto di vista si sente inferiore dal Dortmund. Non so se abbiamo la pausa, ma hai nominato vai tranquillo, hai nominato proprio il termine fatidico per Guardiola, cioè il nome, perché quello che abbiamo visto ieri è un Barcellona completamente diverso. E ha detto bene Caressa a fine partita su Sky, questo Barcellona è tutto l'anno che annoia. Se c'era invece un connotato meraviglioso del Barcellona di Guardiola è che rubava proprio l'occhio, cioè è vederlo era uno spettacolo, perché era il tiki-taki ma applicato poi ad una velocità assoluta di pensiero e di azione e di gol. Sì, sì. È vero che questo Barcellona è tutta un'altra cosa. Il Barcellona di Tito Villanova, e lo si sta vedendo anche in campionato, dove vince le partite ma le vince per 1-0, 2-0 a volte, e comunque adesso sono 3 partite che non prende gol, ma in realtà nel giorno di turno ne ha sempre preso almeno uno, tranne che in un'occasione. Il Barcellona di Tito Villanova è noiosissimo anche nella Liga, perché è un tipo di squadra diverso. Adesso sarà stato magari Guardiola che ha capito per tempo che le cose stavano cambiando, che i giocatori non avevano più fame, che c'era qualcosa oppure che la memoria va comunque rinfrescata, e quindi all'inizio oppure è ovvio che le idee infatti vanno sempre messe in un gioco. Ma anche le motivazioni, Guardiola è un grandissimo motivatore, per i primi 3-4 mesi vai a vincere la Lega tranquillamente, poi i discorsi di Guardiola, la continua motivazione gara dopo gara, ti viene a mancare, paghi il fatto che non ci sia gli allenatori non sono tutti uguali, poi ma aggancerò a questo discorso per parlare anche di quelli della Roma.
Roma, no? Perché da ieri che si stanno facendo questi nuovi. Andiamoci subito, che poi se no andiamo in ritardo, so che ce n'è da dire. Andiamo, ecco, andiamo. Gli allenatori non sono tutti uguali. Guardiola aveva durante le partite delle idee straordinarie, anche nell'inserimento dei giocatori, e metteva sempre in campo più o meno la formazione giusta. Raramente ci siamo accorti che Guardiola aveva sbagliato 11 partenze, quasi mai. Ieri la formazione messa in campo da Villanova era demenziale, cioè io ho ripensato ad Anderson. Addirittura demenziale, forse. No, vabbè. No, sai sì, perché sì, dico demenziale? Sì, perché sì, secondo sì, me sì. Contro una squadra come il Bayern Monaco, uno come Fabregas deve giocare sempre. E soprattutto contro una squadra come il Bayern Monaco, uno come Nino Maravilla Sanchez, che il pallone non l'ha mai visto veramente, cioè è venuto a fare il turista all'Allianz Arena, si è guardato intorno, ha detto bella, adesso ci torno con mia moglie e i bambini. Però non serve a nulla, già non serviva come acquisto, perché non puoi mettere un giocatore contro il in una squadra che tiene il pallone, ma soprattutto non ha un giocatore di personalità. Ma dal punto di vista tattico mi hai convinto. Io ricordo, sto ripassando a mente le formazioni di Guardiola, mai Guardiola in partita in trasferta di questo calibro ha presentato tridente pesante, ha sempre giocato con una cosa. Io ricordo anche nella famosa partita di Londra col Chelsea, finita poi in quel modo, Andres Iniesta largo a sinistra in attacco, rinforzando il centrocampo, questa l'ha sempre affrontata così, quindi da questo punto di vista ti do straragione. E tra l'altro un Barcellona che ieri non ha avuto occasione da gol, qui era una cosa incredibile, non ha avuto una Bartra nel secondo tempo. Sì. Vanificata, è stata l'unica volta. Neuer non ha fatto una sola parata che una, l'ha fatto sempre su Bertram, ma in realtà si è chinato in un'altra occasione. E se per due volte è il difensore centrale ventenne che va alla conclusione, non ci va mai Messi, non ci va mai Pedro, non ci va mai Viglia perché è entrato pochi minuti alla fine, non ci va mai Sanchez, l'uomo del tutto inutile in questa partita, non ci vanno mai Xavi e Iniesta, vuol dire che la partita è stata preparata male, gestita peggio da un tecnico. Continua a dire che non è colpa sua, perché è arrivata da trovato da poco da New York eccetera, ma già lo vediamo che Villanova non è Guardiola, no. E Jordi Roura è l'allenatore di turno, cioè è il terzo allenatore che serviva a recuperare gli infortunati, che si è trovato calato in questa dimensione di primo allenatore per 3 mesi, 4 mesi, è quello che va in conferenza stampa, ma è evidente che manca comunque l'allenatore in quella squadra. Vabbè, vedo gente in panchina che sarebbe servita e non poco, immagino Alexander Song per esempio. Ma guarda, ieri bastava Busquets inserito nella linea di difensori con Alexander Song davanti, certo, senza Bartra, quindi Bartra in panchina perché ieri ha sofferto molto, tant'è vero, sai perché serviva Busquets? Perché di testa l'ha preso tutte quante il Bayern, sì. Tutte, Dante saltava e prendeva la palla di testa e saltava su Dani Alves, quindi è evidente che serviva qualcuno un po' più alto in mezzo alla difesa. Quindi bastava arretrare Busquets, inserire Fabregas, avere un po' più forza al centrocampo, e Fabregas è uno che poi gli inserimenti magari il gol te lo fa. Però ieri è sembrato davvero una squadra cefala, senza una guida e senza quello che è il faro. Io credo che nessuno dopo Guardiola riuscirà a vincere 14 titoli in 4 anni. E quindi questo credo che sia il giusto tributo a un tecnico straordinario. Siamo praticamente in chiusura, venerdì analizzando il genere campionato ci focalizzeremo sull'allenatore della Roma, perché potrebbero arrivare notizie in queste 48 ore. Io ti dico, tra i nomi che si sono fatti, solo il nome Pioli, Mazzarri o Allegri, e poi ci spiegherai venerdì perché. Se devo scegliere? Sì. Io mi tengo la quarta opzione, altro, va perché bene, io continuo a dire, se la scelta deve essere Pioli, Mazzarri o Allegri, e sono convinto che comunque Mazzarri non sarà mai, perché andrà in direzione di Milano, sponda Inter, e magari Allegri non ci pensa a spostarsi da Milano perché il terzo posto lo conquista. Se devo scegliere Pioli, innanzitutto mi metto la figurina dell'urlo di Munch davanti agli occhi, perché cioè, veramente ma soprattutto scelgo Stefano Colantuono. Stefano Colantuono continua a essere il tuo nome. Intanto il Milan, Corriere dello Sport. Deve essere un tecnico italiano di questa generazione. Corriere dello Sport.it, il Milan, se non sarà Allegri, sarà Spalletti. Ascoltando la tua sigla, Carlo, People from Ibiza mi è presa una voglia di musica anni 80 e 90. Ieri stavo ascoltando una puntata, twittando con Albertino, che fa ridere, sono messo a twittare con Albertino, una puntata del DJ Parade del 94, e mi è venuta un po' la lacrimuccia perché Albertino a un certo punto dice: saluto anche tutti coloro che ci stanno registrando su cassetta e che ci porteranno con loro per tutta la settimana. Questa è una cosa, come passa il tempo. Noi invece ricordiamo che anche la rassegna, come tutti i collegamenti di Radio Yes, sono disponibili sul nostro canale di YouTube. Quindi io ti voglio salutare poco la canzone che Albertino ha lanciato, che è questa qua, te la dedico e ti auguro un buon giovedì. Noi ci risentiamo venerdì. Altrettanto a te, un grande abbraccio. Con la prima pagina di TS del Domani dello Sport.